a maggio c'è un bel appuntamento che ti aspetta, quindi una motivazione fortissima, sarà un approccio graduale fino al Giro d'Italia, poi la tua condizione adesso dopo un buon inizio di stagione? Ma allora, come approccio al Giro d'Italia penso di non aver mai fatto un calendario così a puntino, perché comunque per la prima volta non andrò a correre in Belgio, perché noi della Bardiani non abbiamo grossi appuntamenti là, e quindi riuscirò a correre giusto e riuscire ad allenarsi anche tra una corsa e l'altra, quindi sarà sempre un cercare di crescere mattoncino per mattoncino, quindi questa corsa qua arriva in un periodo in cui in Italia c'è tanto freddo, le ultime due settimane non sono stato proprio il massimo come allenamento, però sono qua anche con l'obiettivo di riuscire ad asciugarmi un po' e a mettere su tanti chilometri che magari in Italia, in Europa, questi si sarebbe fatta fatica insomma, a fare, e poi avremo il Croazia e quindi poi il Giro d'Italia, quindi come avvicinamento al Giro penso che non posso assolutamente lamentarmi, quindi la motivazione è tanta, mancano poco più di 50 giorni, quindi ogni giorno è logico che penso anche un po' a quello che sarà le prime tappe a Israele.